E ben tutti ragazzi, io sono sempre AndrewGamer e oggi dopo una settimana, diciamo, di tempo che è passato, siamo di nuovo qui su Skyblock. Bene, come vedete, nelle scorse puntate abbiamo iniziato a costruire il mob spawner che non so perché non funziona, probabilmente devo stare a distanze almeno così perché se sei proprio vicinissimo ai chunk i mob non spawnano, dobbiamo accendere il portale. C'è un modo per farlo, bisogna prendere la lava e far bruciare dei blocchi, quindi io prenderei così, io farei questa cosa, deve stare un blocco qua, ma forse è meglio però spostarlo più verso di qui, sì, è molto meglio, serve mettere così almeno. Ci tentiamo, raga, ci tentiamo. Almeno ci proviamo, non so se andrà bene, però tentare non nuoce. Quindi adesso ci proveremo a mettere. Qui dovrebbe andare la lava, qui dentro. Ok, raga, adesso dovrebbe praticamente. Dovrebbe bruciare questo blocco qui. E poi propagare fuoco pure qui, accendere il portale. Però ci vorrà un poco di tempo. Ma un poco, eh. 6 and a half hours later. Sì, raga, ce l'ho finalmente fatta. Finalmente si è fatta questa cosa. Infatti qui si è bruciato. Qui ho lasciato più o meno 5 minuti a FK così. Così sarebbe FK che non tocco la tastiera, però effettivamente. Cioè effettivamente sono nel gioco anche se non sto muovendo tasti. Ebbene, questo qui è praticamente il Nether. Adesso io dovrei mi vorrei un attimo togliere qui. Andiamo nel Nether. Vedete, funziona tutto. Allora, questo è il Nether. Ecco la cassa, era praticamente quello che ci interessava a noi, e pure i funghi, teoricamente pure i funghi, però scialla. Allora io adesso dovrei, ecco qui, perché vabbè, cioè questa cosa vuol dire praticamente ossidiana gratis, quindi a me non può far altro che piacere. E adesso vorrei fare una piccola piattaforma per prendermi questa roba qui. Prendiamoci pure qui quello che ci serve, una sugar cane, un birch sapling e uno di ghiaccio. Uno di ghiaccio è molto importante, raga, perché così potremo farci la fonte d'acqua infinita. Ecco qui la nostra scaletta trendy. Qui per risalire la cesta la lascio, che magari ci potrà servire quando torneremo nel Nether per lasciare altre cose. Bene, per adesso il Nether non ci serve, per adesso. Però poi ovviamente ci servirà un botto. Ma veramente un botto, cioè mica per scherzo, mica per sfizio. Allora, poserei tutto qui e farei subito. Quello che ci serve. Cos'è che ci serve? Le robe, in sostanza. Io adesso devo fare le mie cose pericolose, tipo pericolosissime. Sì, sono pericolose perché mi devo calare giù. Ho paura. Ok, mi faccio un attimo della cobblestone. Della Hobblestone, ma giusto qualche slab. Ok, questa legna la posiamo tutto, ma posiamo tutto, ma posiamo tutto. Non morire, per favore. E adesso facciamo così. Questo qui non lo voglio. Ciao. Ecco, me lo sono pure riuscito a riprendere. Quindi,
in sostanza, questo qui lo mettiamo qui, e una. Adesso prendiamo il blocco di ghiaccio, e lo mettiamo qui. Adesso lo prendiamo da qui, lo mettiamo qui e abbiamo l'acqua infinita. Bellissimo, raga. Allora, raga, visto che in questo episodio volevo fare solo questo, cioè creare il portale per il Nether e l'acqua infinita, la fonte di acqua infinita che ci servirà, perché con questo, cioè la fonte di acqua infinita ci apre un mondo praticamente, Comunque, raga, io spero questo video vi sia piaciuto. In tal caso lasciate like, iscrivetevi al canale, soprattutto lasciate like e condividete questo video, che tanto, cioè, io non so perché voi non lasciate like, è gratis, che ci vuole... Perdete un secondo, uno, cioè è pure gratis, quindi almeno supportate lo youtuber così, perché così uno capisce se quella serie vi piace oppure no. Quindi lasciate il like se il video vi è piaciuto e noi ci vediamo come sempre alla prossima. Ciao ragazzi, sono un coglione.